È partito da alcuni soci lavoratori l'esposto che ha portato al sequestro di due società di rifiuti di San Cataldo, la Sicula Ciclat e la Coop Service, e all'esecuzione di sei misure cautelari nei confronti di altrettanti componenti del consiglio di amministrazione. Erano stati proprio i soci, infatti, a riscontrare delle anomalie, visto che il consiglio direttivo da tempo non pubblicava più alcuna delibera. Il resto lo ha fatto l'acume investigativo e la professionalità dei finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta, i quali hanno scoperto che ci si trovava davanti al presunto caso di bancarotta fraudolenta. L'operazione ha portato al sequestro della vecchia cooperativa, la Sicula Ciclat, società pioniera nel Nisseno della raccolta differenziata, che aveva un debito tributario pari a quasi 4 milioni di euro. La società aveva chiesto di avviare il processo di liquidazione con la procura, che è stato rigettato perché non c'erano le condizioni stante il debito tributario. Successivamente, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, il consiglio di amministrazione della Sicula Ciclat, al posto di predisporre dei piani di risanamento della vecchia società, che era ormai in una situazione prefallimentare, avrebbe distratto sistematicamente tutti i beni della vecchia, riversandoli nella nuova società Coop Service. Di fatto, i beni strumentali che avevano un valore rilevante sono stati riversati nella nuova a un prezzo risibile. La nuova, acquisendo questi beni a un prezzo irrisorio, ha avuto una grossa patrimonializzazione che di fatto sarebbe risultata utile sia dal punto di vista finanziario che per quanto riguarda la partecipazione a eventuali bandi comunali per la raccolta dei rifiuti. Di fatto, però, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione della Coop Service sono sempre riconducibili ai vecchi, e questo ha fatto insospettire gli investigatori. Oltre ai 3 milioni sequestrati in via cautelare, sono state sequestrate altre 682.000 euro sui conti correnti degli amministratori in via cautelare, presumibilmente provenienti dalla distrazione dei beni. La nuova cooperativa Coop Service attualmente gestisce affidamenti in materia di raccolta differenziata da diversi comuni, tra cui anche Caltanissetta. Di fatto si occupa della lavorazione e imballaggio dei rifiuti dopo che sono stati raccolti.